Buongiorno a tutti da Milanista Pace, siamo qui in questo nuovissimo video dopo quello della reazione dei miei 100 iscritti. Ora li abbiamo superati, siamo 104, grazie ancora per i nuovi iscritti, vi ringrazio di cuore perché come dicevo in quel video, questo non è soltanto il mio canale, ma è di tutti il canale e quindi il video li faccio pure per voi, con il vostro aiuto potremo riuscire ad arrivare al nuovo obiettivo dei 500 iscritti. Ora lasciamo perdere la questione degli iscritti, parliamo di Milan, torniamo a parlare di Milan. Come notizia ce n'è una che lascio per ultimo. Prima di parlare di Milan parleremo della Serie A, che la Serie A dovrebbe, se ritorna, ritornerà tra il 13 e il 20 giugno. Il ministro Spadafora ha fatto una proposta per andare incontro pure a chi non è abbonato al pacchetto calcio di Sky o DAZN, eppure per evitare assembramenti nelle giornate di partite. E per me è un'idea giusta, però a quanto pare le società non sono a favore di questa proposta, che quasi niente si parlerà di guadagni per le società dopo 3 mesi che non guadagnava nulla, non si erano partite di calcio, non si parlava di calcio, non entrava niente nelle società. Un po' si può pure capire, però in una situazione del genere per me tutti dovrebbero fare sacrifici, a partire dalle società di calcio a finire pure noi cittadini, che qualche sforzo o sacrificio lo stiamo facendo. Fermando questo discorso, qual è la proposta del ministro Spadafora, che io condivido pienamente? Di proporre la diretta gol delle partite in chiaro. Basterebbe soltanto un accordo, magari economico, tra i diritti TV, società e Lega Calcio. Un diritto economico. E per me si può fare. Per avvantaggiare pure chi non è abbonato, che ogni weekend magari se ne va a casa dell'amico, se ne va in pizzeria, in un pub, in qualsiasi locale pubblico dove trasmettono la partita che vogliono vedere, creare assembramenti, perché più tifosi che si uniscono si crea assembramenti sicuramente, e in una situazione del genere è meglio evitare. Poi capisco magari andare durante, oltre, quando non c'è le partite, andare anche in questo momento mantenendo la sicurezza, il metodo di sicurezza, ok, si può stare, ma fare riunioni in questo caso sembra inopportuno, quindi meglio evitare durante le partite. Sicuramente io penso le partite, spero, le faranno a porte chiuse, non vorrei pensare che riaprono di nuovo le partite ai tifosi, visto che il ministro Spadafora ha fatto questa proposta. Poi, cosa possiamo? Parliamo di Milan, parliamo di Milan, si parla di ritorni che potrebbero. Bakayoko vorrebbe ritornare a Milan, ma in questo momento lo stipendio di Bakayoko potrebbe essere alto in un momento delicato in fase di economia di parte di tutti, comunque di tutte le società. Con il lockdown che fermava tutto, non sono entrati guadagni in nessun campo, quindi si dovrebbe accettare la riduzione dello stipendio. E già comunque il Milan di suo era messo non molto bene col fair play finanziario, quindi Bakayoko, se vuole ritornare davvero al Milan, dovrebbe accettare la riduzione dello stipendio. Quindi
Staremo a vedere, ci aggiorneremo sulla questione di Bakayoko, dico quello che penso. Per me, Bakayoko se torna al Milan, sarei contento, dovrebbe essere, perché comunque sia che la stagione scorsa ha iniziato un po' male, non tutti vedevano bene Bakayoko. Poi da quando si è infortunato, se non sbaglio, l'infortunio di Biglia ha fatto guadagnare spazio a Bakayoko. Ha ottenuto un po' di fiducia e abbiamo visto quello che è Bakayoko nella parte come centrocampista, un centrocampista duro, forte, che entra convinto per recuperare i palloni, magari ha qualche lacuna sui passaggi, magari su atti di gare, però lui deve giocare semplice, è il giocatore che gioca semplice e può fare grandi. Può ottenere grandi risultati e si è visto lo scorso anno da metà campionato in poi. Quindi io, il ritorno di Bakayoko, sarei d'accordo. Poi si parla di una grandissima notizia, del rinnovo di Gigi Donnarumma, che fino a qualche, prima del lockdown sembrava certo che Donnarumma lasciasse il Milan, ma dal lockdown, visto perché si è fermato comunque il guadagno del club, difficilmente in estate un portiere valutato dai 50 in su di milioni, difficilmente una squadra di grande andrebbe in questo momento a comprare un portiere a quella cifra quando potrebbe investirli in altri reparti che potrebbero servire di più, perché comunque i portieri, comunque tu scegli un portiere, lo scegli quasi per, non quasi per sempre, però per molti anni, perché credi in quel portiere e ti basi sui gol, sul difendere, e questa è comunque la linea che segue una società di calcio, difficilmente si priva di un portiere ogni anno. Quindi Donnarumma potrebbe rimanere pure per questa stagione, sicuramente il prossimo anno si comincerà un altro teatrino su Donnarumma, se va via o rimane. Ma per quest'anno dovrebbe rimanere, quindi si va verso il rinnovo sicuramente. Che è una cosa che potrebbe andare a vantaggio di tutti, dal Milan, dal giocatore stesso e dal procuratore, che magari con una sessione più in là potrebbe pure guadagnare ancora di più con un giocatore di genere, un portiere di genere, giovane così, difficilmente si troverà da un'altra parte. Quindi per me andrà così. Però spero che per Donnarumma che rimanga più lungo possibile a Milan, per sempre, come si ragiona in questo momento, in questo periodo, non credo rimarrà per sempre Donnarumma, però rimarrà, spero, a lungo. Quindi io per Donnarumma sono contento se rinnova pure quest'anno, perché comunque Donnarumma alla fine l'ha fatto capire veramente che a Milan ci tiene. Lui a Milan ci tiene, e questo mai impossibile negarlo. Comunque il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, condividete e commentate questo video, soprattutto qua sopra, scusate, qua sotto, iscriviti, clic, aumentiamo questo numero che siamo arrivati a 104 e vi ringrazio ancora. Condividete questo video, l'ho detto, se volete seguirmi nell'altro canale di gaming, Andy Gaming 96, lì farò video inerenti al mondo del gaming, the game. Seguimi sulle mie pagine social, il Milanista Pazzo su Facebook e Instagram, e se volete su TikTok il Milanista Pazzo Official. Vi ringrazio ancora e ci vediamo. Oggi è lunedì, ci vedremo verso
Giovedì, se ci sono altre notizie, giovedì vi porto un altro video. E né bene né male, forza Mila e dall'Italia, ce la stiamo facendo. Sta finendo questo incubo. E speriamo che con il vostro impegno, voi cittadini, impegnare a mantenere queste condizioni di sicurezza, queste regole che ci stanno dettando in questo momento, impegnatevi, perché porteranno frutti positivi. Ci riusciremo e non ritorneremo indietro, seguire, per favore. Ci vediamo giovedì in un prossimo video. Ciao a tutti dal Milanista Pazio.